Un Teramo parsimonioso regala solo un gol ai suoi tifosi nella prima partita della nuova stagione giocata al Bonolis. Contro l'Alba Adriatica, squadra di eccellenza abruzzese, il diavolo si impone di misura. È stato comunque un buon galoppo, utile al tecnico Zauli per dare minutaggio ai giocatori non impiegati in Team K ad Alessandria. Ancora assente Ilari, mentre il capitano Ivan Speranza non ha partecipato all'amichevole ma si è allenato a parte prima della partita. Nota lieta del pomeriggio è stato Davide Peterman. Il centrocampista romano ha realizzato il gol partita al nono con un magistrale sinistro carico d'effetto che si è infilato all'incrocio dei pali, imparabile per l'estremo albense Spinelli. Peterman ha deliziato i circa 700 tifosi teramani presenti con lanci e conclusioni dalla distanza che fanno intravedere le indubbie qualità del suo sinistro. Il meglio il Teramo lo ha fatto vedere nei primi 20 minuti con Petrella ispirato in versione di assistman ma con Forte, tornato a disposizione dopo gli acciacchi dei giorni scorsi, impreciso sotto porta. Nel secondo tempo è iniziata la consueta girandola dei cambi, i ritmi sono scesi ancora di più e il risultato di 1-0 non è cambiato. In sala stampa buona parte delle attenzioni erano comunque rivolte alla composizione dei gironi, così il tecnico Lamberto Zauli. Ma ci sono 6-7 squadre attrezzate da vertici, oltre a Parma, Venezia ci sono Reggiana, c'è Feralpisalò, c'è Padova, insomma tante squadre che sono costruite per fare un campionato di assolutissimo valore, però è un bel campionato, incontreremo formazioni importanti, gloriose, quindi per noi sarà uno stimolo in più per cercare di essere protagonisti in questo campionato. Resta la voglia di fare almeno i play-off? Sì, noi non dobbiamo porci dei limiti, noi dobbiamo cominciare, cercare di migliorare sempre di più, giocarci, come si dice, partita dopo partita, crescere come squadra, crescere l'autostima, crescere la qualità del gioco e far sì che diventeremo la squadra comunque difficile da battere. Questo è il nostro intento oggi che siamo ancora i primi d'agosto, nonostante un girone molto competitivo.